E cominciamo subito Dai, con dai. Barbarano Vicentino, si gioca in piazza, si gioca con il salto della corda e cominciamo collegandoci con Claudio Andreatti. E qui a Barbarano Vicentino è tutto pronto per il nostro primo gioco, il salto della corda. Già posizionati i nostri concorrenti, ben 7. Abbiamo da una parte Gianni e dall'altra Pierluigi che girano la corda lunga più di 10 metri. E ovviamente i nostri ragazzi, eccoli. Maria, Chiara, Michele, Manuel, Fabio. Proprio voi 5 dovrete in un minuto di tempo portare a casa il numero consecutivo di giri, salti maggiore. Mi raccomando, perché ogni volta che sbaglierete, spero poche volte, io dovrò azzerare il conteggio e ricominciare da capo. Supervisiona la nostra gara il comandante della polizia locale di Barbarano Vicentino, il signor Paolo Sartori. È tutto regolare? Cominciamo? Cominciamo, tutto regolare. Benissimo, e allora ragazzi, disponetevi. 3, 2, 1, via! E inizia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ho perso il conto! Ragazzi, andate troppo in fretta! Grandi! Pazzeschi, mai successo prima! Fortissimi! Sono rimasta senza fiato, senza numero di salti. Fenomeni. Stop, stoppatevi. Io. Un secondo. Un secondo. Quanti ne abbiamo fatti? 11. 100. 111. Risultano 111 e adesso faremo le. Allora aspettiamo conferma da studio, ma qui un'infinità di salti, io veramente senza fiato, Chapeau. Senza parole, bravissimi, guarda. Grazie Barbarano Vicentino, bravi. A noi sembrano, cioè io provo ad contare, 110 allora, sembrano. Allora guarda, però... potrei dire a questo punto 110 e lode, mai vista una roba del genere, complimenti. Bravissimi perché non hanno mai sbagliato. Mai. E cara Elena, adesso sarà molto dura, quindi mi raccomando impegnatevi, a te, andiamo a Pietra Montecorvino, 110 dovete saltare, Sarà un po' difficile, quindi sono sconvolti, se ne vogliono addirittura andare. Ragazzi, su, no, non fate sta faccia! Coraggio! Ve li presento i nostri concorrenti, via! Francesco, Vincenzo, Angela, Domenico, Giuseppe, Raffaele e Giovanni. Fatevi coraggio, impostazione, a controllare che tutto sia regolare. Abbiamo il comandante della polizia locale, Luca Leccisotti. Lei che ha un occhio molto vigile, possiamo cominciare? Direi di sì. Benissimo. Allora, pronti e 3... 2, 1, via con la prova! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ai, forza, non perdiamoci d'animo, dai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aia, questo numero non ci piace, ripartiamo, forza ragazzi, dai. Non spaventatevi, loro sono stati bravissimi, dai, forza, forza Pietra, vai, ripartiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vabbè. Dai, continuiamo, qualche secondo, facciamo bella figura lo stesso, dai, non si molla fino alla fine. 1, 2, 3, stop. Mi sembra quasi superfluo dire che abbiamo perso questa prova. Vabbè, era
quasi impossibile, però l'applauso dallo studio vi arriva, comunque 20 ne avete fatti più o meno. No, diciamo che non c'era, 100 posso dire, 110 lode a tutta la gente in bravi, piazza, bravi, questo lo possiamo bravi. Dire. E quindi andiamo a dare quindi un altro punto, nulla da fare, andiamo a 2-0, Barbarano Vicentino, bravi, ma subito vogliono però almeno mettere il primo punto della giornata. Pietramonte Corvino ce la farà, perché adesso giochiamo.